Ma io farò una relazione introduttiva brevissima, perché in effetti gli argomenti che saranno trattati sono i più disparati e credo che fondamentalmente dobbiamo anche dare spazio sia da casa che qui in sala ad un dibattito, perché insomma io credo che mai come in questo caso siamo un po' tutti discenti. Non esiste più oggi la possibilità di dire siamo docenti di qualcuno, perché stiamo parlando di un qualcosa che ancora fondamentalmente non conosciamo dal punto di vista pratico. Oggi si parlerà diciamo delle questioni più importanti dell'atto introduttivo, il dovere di collaborazione e quindi nella allegazione degli atti, il difetto di chiarezza e di sintesi, che è un altro aspetto molto importante che può incidere pesantemente sugli esiti delle cause, le leggi internazionali in ordine alle competenze giurisdizionali. Poi abbiamo questioni che riguardano le sottrazioni internazionali dei minori, poi il curatore speciale, questa figura che con la riforma Cartabia ha un ruolo ancora più pregnante. E poi la mediazione familiare e la coordinazione genitoriale, i reclami e i ricorsi in corte d'appello, il tema probandum nel nuovo processo, insomma tutta una serie di novità che indubbiamente cambiano il nostro modo di organizzare i processi. Su questo credo che non ci siano dubbi. E siamo tutti un po' in apprensione, perché francamente non sappiamo se questa riforma, al di là di quello che è un po' l'obiettivo che essa si prefigge, cioè la snellezza, la rapidità dei procedimenti, effettivamente potrà migliorare la qualità del prodotto giurisdizionale del nostro Paese. Che noi veniamo da una stagione di grandi difficoltà. La riforma Cartabia è una scelta politica ovviamente legata al PNRR. Su questo non ci sono dubbi, ma è anche il frutto e la risposta del legislatore rispetto alle istanze di noi avvocati. E in prima linea ci siamo stati sicuramente noi dell'AMI, insieme anche alle altre associazioni maggiormente rappresentative, perché noi da anni abbiamo invocato un giudice unico per la famiglia, abbiamo invocato la eliminazione della frammentazione delle competenze giurisdizionali, perché ancora oggi, tra l'altro, l'articolo 38 non è stato cambiato, ancora oggi, nonostante il varo della secondo troncone della riforma, esiste ancora il Tribunale per i minorenni, esiste ancora il giudice tutelare, perché attenzione, stiamo parlando di una fase in cui abbiamo un rito unico, ma i giudici, le giurisdizioni di sempre sono rimaste ancora al loro posto in attesa che finalmente venga completato il progetto del Tribunale per la famiglia, anzi per le famiglie, perché da oggi in poi non si deve più parlare di diritto di famiglia, ma di diritto delle famiglie, o ancora meglio diritto delle relazioni familiari, perché con la legge 76-2016 è entrata in vigore la legge che ha introdotto le unioni civili, e quindi è giusto ragionare in questi termini. Dunque ci troviamo davanti a una riforma che fondamentalmente ci allontana un po' dal contatto diretto fisico con il giudice, o quantomeno lo riduce, lo comprime. Veniamo da un procedimento che tra l'altro esiste ancora, attenzione, noi dovremmo lavorare per altri 2-3 anni con due tipi di processi, perché le cause già avviate seguono il vecchio rito e poi dobbiamo cominciare a sintonizzarci con il nuovo. Voi immaginate anche lo stato confusionale di molti studi, perché il 183, primo, secondo e terzo comma riguardano il vecchio rito, poi avremo altre memorie istruttorie, però chiaramente con principi diversi. La questione qual è? È che oggi come oggi nel diritto di famiglia abbiamo in qualche modo mutuato con la riforma Cartabia il rito societario. Dobbiamo dire tutto e subito. Mentre prima si poteva parlare a rate, per cui c'è la memoria integrativa, si potevano comunque stabilire delle strategie, perché dopo il ricorso c'era immediatamente l'udienza presidenziale. La memoria integrativa avveniva successivamente. Le memorie istruttorie avvenivano dopo che avevi in qualche modo incontrato il giudice istruttore. Oggi è tutto il contrario. Oggi si è invertito tutto. Devi scrivere tutto, poi repliche, controrepliche, poi passi davanti, diciamo, arrivi davanti ad un giudice. Quindi cambia completamente lo schema. Io non so se questo può essere un fatto positivo o negativo. Anche perché fondamentalmente, se vogliamo, il rito societario è stato anche adottato un po' dal Tribunale
la nona sezione di Milano per molti anni, il cosiddetto rito ambrosiano, no? Insomma, io e lui lavoriamo su Milano e sappiamo benissimo che a Milano si pretendeva che noi scrivessimo tutto e subito con tutti gli elementi di prova, i mezzi di prova e tutto quello che avevamo da dire, della serie o dite tutto e subito adesso o non parlate più. Io non so se questo è positivo, perché vedete, molte volte noi avvocati matrimonialisti presentiamo un ricorso semplicemente per sbloccare una situazione che magari è stagnante, dopo 6 mesi di trattative non si riesce ad arrivare ad un accordo. Tu in ogni caso depositi un ricorso snello, veloce, parli di una mera incompatibilità di carattere, la volontà di separarsi del tuo o della tua cliente. Adesso questo non è più possibile farlo, perché sei costretto a spiegare perché. Sei costretto a provare il perché c'è quella crisi. Questo indubbiamente potrebbe in qualche modo andare a comprimere la possibilità di una consensualizzazione successiva, perché sei costretto a votare il sacco. Quindi da questo punto di vista io francamente ho qualche dubbio. Ecco perché poi, come giustamente diceva il Presidente del Consiglio regionale, il ruolo meraviglioso, sacro dell'avvocato, che poi tra l'altro è l'unica professione codificata nella Costituzione, l'articolo 24. Non ci sono altre professioni nella Costituzione, al di fuori dell'avvocato. E io sono molto contento del riferimento del ruolo sociale dell'avvocato. Ecco, in questo caso gli avvocati dovranno lavorare molto. E lavorare in maniera diversa. Cercare veramente di essere i primi mediatori. Cercare veramente di essere i primi a cercare degli accordi, laddove possibile ovviamente. Perché io credo che con la negoziazione assistita, con la capacità, con la sapienza, con la prudenza degli avvocati si possano risolvere tantissime questioni, anche per andare a deflazionare il carico di lavoro dei tribunali, perché parliamoci chiaro, ogni anno nel nostro paese ci sono circa 90.000 separazioni, 54.000 divorzi e 150.000 procedure familiari in generale. Indubbiamente i tribunali sono presi d'assalto, ma non è soltanto questo. È che arrivare allo scontro nelle separazioni giudiziali, barra divorzi, anche perché oggi sapete che si può presentare una doppia domanda all'interno del ricorso introduttivo, beh, questo va a determinare tutta una serie di questioni che sono l'ascolto del minore, la CTU, la mediazione familiare, la coordinazione genitoriale. Cioè andiamo a infilare questi ragazzi in un tritacarne del tribunale che, al di là della qualità, della bravura dei vari tecnici, indubbiamente rimane una tragedia, perché io penso sempre che la separazione giudiziale è veramente un fallimento. Non è la separazione in sé un fallimento, la separazione può essere anche una via d'uscita, può essere una rivincita in molti casi, ma quando si arriva allo scontro, secondo me, veramente diventa una situazione di una tristezza straordinaria.